dicendo da quale testata stiamo parlando. Prima ha parlato precedentemente che uno diviene, nel capitolo 26, la tristezza per via di preoccupazioni dei suoi peccati, per cui per motivi spirituali, in mezzo alla preghiera o in mezzo al lavoro. L'altra invece, ma forse non è il momento propizio per meditare sulla grandezza di Dio a cui ha peccato e per meditare sui suoi peccati e per pentirsi e per portare la vera gioia. Per questo c'è il momento giusto che uno fare il suo resoconto giornaliero o settimanale o mensile e così via. E dunque, quando ti vengono questi pensieri di tristezza per motivi spirituali, devi dire: adesso non è il momento giusto. Adesso devo concentrare sulla preghiera o fare il lavoro o fare quello che devo fare. Poi dopo, la sera, quando leggerò lo Shema e faccio il mio resoconto giornaliero, allora se ne parlerà e mediterà anche questo. Però nel capitolo 27 dice: se la tristezza non è perché tu sei preoccupato dai peccati, ma sei triste dal fatto che ti vengono dei pensieri negativi. Metti che una persona sta cercando di concentrarsi nella preghiera, nello studio della Torah, e in mezzo che lui si concentra in cose spirituali, cose divine, eccetera, gli vengono pensieri negativi, pensieri di adulterio, pensieri di cose vietate e così via. Allora, l'altra Rebbe continua: se questi pensieri ti vengono non in mezzo al servizio divino, ma in mezzo ai tuoi affari, allora non devi rattristarti di questo. All'opposto, devi gioire. Perché? Perché se anche ti vengono, perché devi gioire? Perché se anche ti vengono dei pensieri negativi, tu riesci a scacciarli via. E dunque riesci a osservare il comandamento della Torah, che la Torah ti dice, proprio nella seconda parte del Shema, Vayayin Shamua, di non seguire il vostro cuore, dunque non seguire il vostro cuore e i vostri occhi, che voi siete soliti a seguire. E dunque, quando ogni volta che noi abbiamo un desiderio e ci tratteniamo da pensare e da meditare su questo desiderio, osserviamo il comandamento della Torah di non seguire il suo cuore e i nostri occhi. Uno vede una bella ragazza per strada, posso stare lì a guardarla, deve abbassare gli occhi e pensare a un pezzo di Torah in memoria, per esempio. Se lui è stato capace di trattenersi, ha osservato il comandamento che c'è scritto nella Torah, noi lo leggiamo ogni giorno nello Shema, 3 volte al giorno. Lo tattuo acharei levavechem, acharei nechem, cioè attenzione di non seguire i pensieri e i desideri dei nostri cuori e dei nostri occhi. E dunque devi gioire che hai fatto la mitzvah. Anche tu, Dio ti ha messo una prova, tu l'hai superata. Non devi rattristarti di questo, devi gioire. Dio mi ha dato prova, io ho superato la prova. Ho fatto una mitzvah. Ve'ena katub medaber betzadikim, chiaramente il versetto che dice questo di non seguire i pensieri del vostro cuore e i vostri occhi non sta parlando dei giusti. Perché se no non li chiamerebbe Zonim. Zonim significa la radice di. Portami un libro in ebraico, in italiano, che guardiamo esattamente come traduce lì, che adesso mi scappa il nome. Ma la parola Zonà significa prostituita. Zonim significa che voi seguite, ma in maniera derogativa. Chiaramente, se questo versetto si riferiva a dei tzadikim, il versetto non avrebbe usato un termine talmente derogativo, chiamandoli zonim. Se ti vengono questi pensieri negativi in mezzo ai tuoi affari,
e tu li hai scacciati via, hai distolto la tua mente da questi pensieri negativi. Non devi essere triste di questo, devi gioire che hai osservato il comando divino di non seguire il tuo cuore e i tuoi occhi. E chiaramente il versetto non sta parlando ai tzaddikim, sta parlando a persone comuni mortali con noi che ci cadono pensieri di adulterio o sia cose permesse sia cose vietate. E quando uno si trattiene da pensare a quello che il suo cuore desidera, allora osserva la volontà di Dio, osserva questo comandamento. Dunque, nel momento che tu distogli la tua mente da pensare al tuo desiderio, non è che avevo un desiderio per una pizza kasher, niente di male. Non una pizza così in pizzeria, una pizza da Carmen, una pizza kasher. Però il fatto che tu hai avuto questo desiderio, tu sei trattenuto, già hai fatto la mitzvah. Come si può fare? Allora, ci sono diversi capitoli che parlano della tristezza. Adesso qui sta parlando di una persona che è triste per motivi di pensieri negativi, che ti vengono pensieri negativi nella mente. Adesso vediamo questo. Poi più avanti, poi c'è una lezione che tu hai saltato, se non sbaglio, la settimana scorsa non c'eri, no? Sì, c'era. 2 settimane fa non c'eri. Sì? Questa è la terza Allora, volta. il capitolo 26 c'era quando abbiamo studiato tutte e 2 le parti, vero? Benissimo. Allora, poi adesso finiamo questo capitolo e poi cerchiamo di vedere, analizzare altri casi, vedere come, dove si incastrano. Prego. Ok. E come dicono i nostri saggi, uno che ha avuto la tentazione e si è trattenuto, non ha fatto niente, si è seduto, tu sei seduto e si è trattenuto da fare un peccato, o da parlarne, o da pensare del peccato. Ti danno la ricompensa, come che hai fatto la mitzvah. E in quel momento lì avevi una lotta dentro il tuo cuore e tu l'hai vinta, e dunque ti ricevi la ricompensa, come che hai fatto la mitzvah. E dunque una persona che ha questi pensieri negativi deve, e li riesce a respingere, deve gioire che lui sta osservando il comandamento divino, li sta respingendo. Come che sta mettendo tefillin, accendendo candele Shabbat, sta facendo qualsiasi mitzvah, nel momento che lui respinge i pensieri negativi sta anche facendo la volontà di Dio. È l'incontrario, il fatto che sei triste dimostra che una persona non è vanitoso. Si crede un livello spirituale molto elevato, un livello spirituale talmente elevato che non si addice per lui avere pensieri negativi. E dunque gli dispiace che io non sono un giusto, un tzaddik, tipo Moshe Rabbeinu o così, che non ha pensieri negativi. Ma se la persona veramente è veritiero con se stesso, riconosce la sua situazione, riconosce il suo posto, sa di non essere un tzaddik. E dunque è normale che abbia dei pensieri negativi perché abbiamo un istinto negativo, è normale. La domanda è se è legittimo accettare questi pensieri, perché il fatto che noi abbiamo un'anima animale, questa anima animale ci manda continuamente dei impulsi negativi. Questi impulsi negativi vengono dal suo cuore, però il suo cuore non è raffinato, non è pulito come il cuore di Zadig, che è pulito. C'è solo bene nel nostro cuore, c'è anche male nella parte sinistra del cuore. E dunque, quando il desiderio dal cuore sale su alla mente per pensarci, allora tu è lì, hai scelta libera se accettare questo pensiero o no. Se lo accetti e ci pensi, anche se tu non hai intenzione di fare questo peccato, ma solo stai pensando, questo è già peccato. Perché qui avevi scelta libera, potevi trattenerti, non l'hai fatto. Mentre se tu appena sei salito su, appena ti sei accorto che questo è un pensiero negativo, subito l'hai respinto con 2 mani, perché non volevi diventare un rasha, un cattivo, un peccatore, neanche per un istante, hai fatto la volontà di Dio. Il fatto che nel cuore ce l'hai questa negatività,
non c'è nulla da rattristarsi. Perché è normale che uno che non è un tzaddik ce l'abbia. Se ti rattristi, dimostri di essere con la testa tra le nuvole. Pensi di essere una persona talmente raffinata come uno tzaddik che non ha mai nel cuore. Questo è un livello molto elevato e chiaramente sei dei pensieri negativi. Non sei a quel livello. E non devi attestarsi, devi gioire che hai la possibilità di osservare il comandamento di non seguire i tuoi pensieri, di non pensare a cose negative. Che sicuramente uno tzaddik non gli vengono in mente queste scemenze. E dunque una persona deve aspirare, ogni persona deve aspirare, il suo potenziale è quello di essere un Benoni. E dunque devi impegnarti, non pensare che sei un tzaddik, impegnati a essere un Benoni, un uomo medio. E non essere, evita di essere un peccatore tutta la tua vita, neanche per un istante di peccare. E questo è il livello dei Benoni, che il livello dei Benoni, il loro servizio divino, è di conquistare la loro inclinazione negativa in ogni istante della loro vita. Conquistare tutti gli impulsi che partono dal cuore alla mente e distogliere la mente da queste cose negative del tutto e respingere questi impulsi negativi con due mani appena salgono su. E ogni volta che tu ti sforzi per respingere questi pensieri negativi, allora cosa fai? Causi che la Kelipa, che sarebbe le forze negative, si sottomettono alla Kedusha. Per cui tu causi di sottomettere le forze negative a Dio. Per cui stai abbassando le forze negative e innalzando la Kedusha. E questo fa un enorme piacere a Dio. Che ogni volta che una persona sottomette il suo istinto negativo, c'è scritto nello Zohar, quando una persona sottomette il suo istinto negativo, giù, si innalza l'onore di Dio in tutti i mondi più di qualsiasi altra lode che uno può lodare Dio, ma tramite che tu ti trattieni dal pensare o dal dire o dal fare una cosa negativa e dunque hai scacciato, hai abbassato le forze negative che c'erano solo dentro di te, questo innalza Dio al massimo più di qualsiasi altra lode. Perciò una persona che sa che ha la chance di fare questo decine e centinaia di volte al giorno, in tutti i momenti della nostra vita, abbiamo sempre delle tendenze e delle voglie che non sono esattamente divine. E quando noi ci tratteniamo dall'esprimere queste voglie in pensiero, parola e azione, e ci sottomettiamo a fare la volontà di Dio, facciamo un enorme piacere a Dio. E dunque, persona che ha questi pensieri negativi non deve rattristarsi. Deve gioire. Anche se lui dovrà lottare così tutta la sua vita contro questi pensieri negativi. Perché? Perché può darsi che Dio ti ha creato per questo specifico motivo. E questa sarà la tua missione, di sottomettere sempre le forze negative al bene. E questo è quello che ha detto Job. Nel primo capitolo che abbiamo studiato, che Job dice a Dio, Dio, capo di tutti i mondi, tu hai creato i tzadikim e hai creato i reshaim. Hai creato i buoni e hai creato i cattivi, hai creato i giusti e hai creato i malefici. E sappiamo che Dio dà ognuno scelta libera. Cosa vuol dire che Dio, che Job dice a Dio, tu hai creato i buoni e i malefici? Ognuno che è buono, con la sua scelta libera si è sforzato di essere buono, un giusto. E quello che è malefico, con la sua scelta libera è diventato malefico. La risposta è che c'è una persona che può essere uno tzaddik e c'è una persona che non può, non ha la capacità di essere uno tzaddik. Lui al massimo può essere un Benoni e il Benoni nel suo cuore si sente come un Rasha. Perché? Perché con tutto il tempo gli vengono questi pensieri negativi, questi istinti, queste voglie negative e lui deve sempre combattere contro questi istinti negativi e dunque non è, di Job non dice che Dio ha creato Reshaim, Dio ha creato quelli che si sentono come Reshaim. Sarebbe dire il Benoni, uomo medio, che questo è il nostro
è obiettivo principale della nostra vita, cosa di essere uomini medi, di non essere cattivi. E ci sono due perché il Benoni c'ha sempre il male dentro il suo cuore, non potrà annullarlo totalmente, potrà diminuirlo, potrà affinarlo, eccetera, annullare una parte, ma annullare il male al 100% questo può farlo solo Tzadik. E ci sono due tipi di piaceri che Dio ha. Uno, il piacere che lo Tzadik dà a Dio, che trasforma la negatività in positività, che trasforma il male in bene, che trasforma il male al 100% in bene al 100%, trasforma il buio in luce, trasforma l'amaro in dolce, e questo si chiama itapka, capovolto. Era male, diventa bene. Era amaro, diventa dolce. Era buio, diventa luce. E c'è l'altro tipo di servizio divino che fa piacere a Dio. E questo quando uno non riesce a trasformare il male in bene. Prende il male quando è ancora forte, nella sua forza, con il massimo impeto, e lo sottomette. Io non ti ascolto. Io non ti lascio esprimerti né nel mio pensiero, né nella mia parola, né nella mia azione. Per cui sì, ce l'ho dentro il mio cuore, ce l'ho il male. Desidero purtroppo cose cattive, è vero. Però questo desiderio non lo faccio esprimere fuori, non ci penso, non ne parlo e sicuramente non lo faccio. Lo Tzadik riesce a sradicare dal suo cuore l'amore e il timore per le cose materiali e le cose negative, e lo trasforma in amore e timore per Dio. E Benoni magari riesce a fare una parte di questo, ma non al 100%. Invece noi solo prendiamo il male e lo sottomettiamo. E questo, lo Zohar commenta questo su un versetto che Isacco dice a Esav, a Esau, e fammi del prepararmi, quando aveva chiesto di preparargli del cibo, dice Vasseli matamim kasherati, preparami del cibo in plurale, dei cibi in plurale, come io amo. Poi sappiamo che Esav è andato a cacciare, poi è venuto Giacobbe a prendere le benedizioni. Però, dice cibo al plurale, la Zohar commenta che per Dio ci sono due tipi di delizie. C'è la delizia del servizio dei tzaddikim, che per esempio c'è un cibo che è buono, è dolce. Ovvio, tutti piace questo. C'è un altro cibo che è piccante, amaro. Uno lo lavora, lo cucina, lo mette delle spezie, finché anche quello diventa wow, una delizia. E questo è il servizio che noi facciamo a Dio, che prendiamo il male e lo sottomettiamo al bene. Non prendiamo cose amare, lavoriamo finché diventano cose buone. E questo che c'è scritto nel versetto, che Dio ha creato tutto per sé, e anche il male, il cattivo lo ha creato per un motivo. Qual è il motivo? Che il motivo è che la persona cattiva ritorni dal suo male e trasformi il suo male in giorno, in luce, in bene. Come? Trattenendosi dal non esprimere i suoi pensieri, parole, azioni e le sue emozioni negative. E tramite questo, come ho detto prima, conclude lo Zohar, si eleva l'onore di Dio più alto di qualsiasi altra glorificazione che si può fare a Dio. E questo non è solo riguardo alle cose che sono vietate, ma anche riguardo alle cose che sono permesse. C'è uno che ha un desiderio per una cosa vietata, e si rattrista questo. C'è un caso di esempio, una cosa permessa. Quando la persona si trattiene da esaudire tutti i suoi desideri materiali,
che sono permessi, che sono consentiti della legge ebraica. Però quando sono fatti solo perché tu lo vuoi, per il tuo corpo, per il tuo benestare, senza pensare che tu lo fai per servire Dio, abbiamo detto che anche questi sono negativi. Perché se anche la mela è kasher e tu la mangi per sopravvivere, per stare bene, per la tua buona salute, ma se non hai avuto l'intento di servire Dio, non va bene e diventa negativa. Dunque, ogni volta che la persona si trattiene il suo istinto, anche per un piccolo istante, e lui ha l'intento di cosa? Di sottomettersi alle forze negative che ci sono nella parte stessa del suo cuore, per esempio una persona che ha fame, e al posto di mangiare subito ritarda il suo pranzo di un'ora o meno, e in quel tempo lì che ritarda il suo pranzo, studia Torah, non è che stai lì a perdere tempo. Tu comunque mangerai. Poi ci sarà, io ho fame adesso, ritardo un po' e nel frattempo studio Torah. Come c'è scritto nel Talmud, che a quarta ora tutti mangiano, la sesta ora mangiano gli studiosi. Sapete che i saggi studiosi ritardavano il loro pasto di 2 ore per studiare Torah in quel tempo lì, anche se comunque dopo pasto continuavano a studiare Torah. Per cui potevano mangiare alle 4 come tutti mangiano, le 4 si intende la quarta ora dal sorgere del sole, sarebbe tipo le 10, diciamo, diciamo che sorge il sole alle 6, tramonta alle 6. Alla quarta ora tutti mangiavano, a quei tempi si mangiavano 2 pasti al giorno, non 3. Sì. Allora chi mangiava un pasto alle 10, tutti mangiavano un pasto alle 10, l'altro pasto alla sera, tipo alle 4, ok? Invece, quei studiosi ritardavano il pasto 2 ore. Ma il primo pasto mangiavano nel mezzogiorno. E la cena più tardi. E dunque, comunque, gli studiosi studiavano tutto il giorno. Comunque, diciamo, mangiavano per mezz'ora, un'ora, quello che è. Che vantaggio c'è di ritardare il pasto? È per sottomettere il loro desiderio. Ah, ho voglia di mangiare adesso, non a secondo il mio desiderio, e faccio la volontà di Dio, studio Torah. E dunque per 2 ore si affamavano per questo intento, per sottomettere la forza negativa della sitraacha dell'altro lato, anche se comunque dopo il pasto continuavano a studiare Torah. E così quando una persona si trattiene dal parlare delle parole che tuo cuore desidera molto dire, che siano cose permesse in questo mondo, non stiamo parlando di parlare maldicenza o cose vietate o cose sporche, eccetera. Stiamo parlando di concetti del mondo, cose che sono permesse, cose che ti piace dire, però non è con l'intento di servire Dio, allora lì non va bene. E così con i pensieri della tua mente, anche quando tu trattieni un attimo, un poco, un pensiero, un impulso nella tua mente, innalzi su l'onore di Dio più di qualsiasi altro glorificazione. E da questo piacere che tu fai a Dio, dal tuo fatto che tu hai sottomesso la forza negativa e hai innalzato la forza Kedushah, ti arriva a te anche l'energia positiva divina della Kedushah. E questa Kedushah che ti arriva a te ti aiuta molto nel tuo servizio divino. E come dicono i saggi, una persona santifica un po' per conto suo, da giù, viene santificato molto da Dio. A parte il fatto che uno riceve ricompensa che viene santificato molto da Dio, osservi il comandamento che c'è scritto nella Torah, Ved Kadishtem, Ved Kadashtem, Ved Enkadashim, di santificarmi. C'è questo comandamento nella Torah. Cosa significa? Significa separarsi. Separarsi dalle cose materiali che non sono necessarie per servire Dio. Dunque, ogni volta che una persona santifica e evita di fare, pensare o parlare delle cose che sono promesse a lui e si
agisce come che lui è sacro, anche se in realtà non è che siamo sacri dentro, perché il nostro cuore, ci sono questi istinti negativi, ci sono questi desideri negativi, non è che veramente siamo i santoni, però tu hai agito, sei santificato, anche se volevi non l'hai fatto, anche se volevi dirlo non l'hai detto, anche se volevi pensare non hai pensato, che sia una cosa permessa e sicuramente sia una cosa vietata. Per cui se anche noi non siamo veramente distaccati e separati dalle forze negative, perché ci abbiamo ancora il male dentro il nostro cuore, però ogni volta che ci tratteniamo, facciamo questa grande mitzvah, ogni volta che ci tratteniamo, abbassiamo giù le energie negative e innalziamo l'onore di Dio. Allora conclude il versetto, se tu ti santifichi, allora alla fine sarai santo veramente. Che alla fine, dopo che uno si trattiene, le sue voglie, sottomette le sue voglie, i suoi desideri negativi, non li fai esprimere, alla fine sarà veramente santo, che non ci avrà più questo male nel cuore. Perché? Siccome tu ti santifichi un po', ricevi un'energia divina che ti santifica molto, finché alla fine tu sei veramente santo. Perché da su ti aiutano a scacciare il male al tuo cuore pian pianino. Dunque, in questo capitolo, penso che il punto principale sia quello di ricordarsi e di gioire che ogni volta che abbiamo delle prove in nostra vita, i nostri desideri che non si assecondano, o dei desideri che vorremmo assecondare ma non ce la facciamo, o dei pensieri, delle parole, delle azioni che noi vogliamo fare e ci tratteniamo di farli, e noi riconosciamo che queste cose sono negative e dobbiamo allontanarci da esse. Oppure non sono negative ma non sono per servire a Dio, dunque sono anche negative, perché non ti avvicinano a Dio. Allora ti santifichi tantissimo. Devi gioire di queste occasioni e non rattristarti e dire ah, ma sarebbe meglio che non avessi queste prove, queste tentazioni. Perché ogni prova, ogni ostacolo che Dio ci mette, ce lo mette così che noi saltiamo sopra e possiamo elevarci ancora di più. Ho proprio studiato oggi una cosa interessante sulla Parashah. C'è scritto che quando gli ebrei erano in Egitto, prima che sono usciti d'Egitto, c'è Moshe Rabbeinu aveva visto un uomo egiziano che stava picchiando un ebreo per salvargli la vita. Moshe ha recitato un nome divino e questo nome divino l'ha ucciso e dopodiché l'ha sepolto. Poi, un altro giorno, Moshe esce di casa, sarà l'indomani o un giorno dopo, poco dopo, Moshe esce di casa e vede due ebrei che litigano. Allora Moshe dice a uno di loro, Rasha, lama takerecha? Rasha significa cattivo. Perché picchi il tuo amico? Dice, ah, tu vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Con nome di Dio? Allora il versetto dice che Mosè aveva paura e poi dopo il faraone ha sentito che Mosè ha ucciso questo egiziano e hanno decretato la pena di morte per Mosè. Quando dovevano uccidere Mosè, Dio ha fatto un miracolo che dovevano decapitarlo tipo con una spada sul collo. E ha fatto un miracolo che il suo collo è diventato di marmo e la spada si spaccava.
E poi tra una cosa e l'altra è riuscito a scappare e è andato in Midian. Poi è stato detto che Mosè ha avuto paura. E poi che Faraone voleva ucciderlo. Che si può fare? E la domanda è, perché la Torah ci deve dire che Mosè ha avuto paura? Questo dettaglio qui sembra insignificante. Ma in realtà è che la Torah ti dice che siccome Mosè ha avuto paura, significa che non ha avuto fede in Dio. Perché se tu hai veramente fede in Dio, che tutto è provenienza divina, non hai paura di nulla. Siccome Mosè ha avuto paura, significa che non ha avuto una fede completa in Dio. E dunque, per questo, il faraone ha sentito e ha deciso di ucciderlo. Se invece Mosè non avesse avuto paura e avesse riconosciuto, avuto fede in Dio, la sua fede forte in Dio aveva trasformato le cose negative in positive. E dunque non sarebbe venuto, non sarebbe avvenuta in questo modo. E qui vediamo quanto è importante controllare il nostro pensiero, di pensare in maniera positiva. C'è un famoso detto in Yiddish, Tracht gut, wird sein gut. Pensa bene, sarà bene. Se uno si allena a pensare in maniera positiva e riconosce che ogni cosa che accade è provenienza divina e avere una fede assoluta che ogni cosa che accade, siccome è provenienza divina, dunque significa che viene da Dio e siccome Dio è l'essenza del bene, dunque anche questa cosa qui è bene, sia che io lo comprendo sia che non lo comprendo, ma avendo questa fede assoluta, fai sì e riveli il bene nascosto che c'è in ogni cosa. E dunque previene che accadano cose negative. Quando uno pensa negativo, è triste. Allora diventa come una calamita che attira i guai su di sé. Perché se pensi bene, diventa bene, funziona anche l'opposto. Uno è triste, pensa male, attira il male su di sé. Per cui è molto importante allenarsi a pensare in maniera positiva. E dunque pensare in maniera positiva non si applica solo alle cose che ti accadono, che ti possono attristare, eccetera, ma anche quando ha un desiderio. Quando uno ha un desiderio, scavalcare tutto questo ostacolo e poi ringraziare Dio che mi ha dato la possibilità, la forza, l'energia di adempiere il suo comando di non seguire ai miei desideri.